Sono 75 gli extracomunitari provenienti da 22 paesi diversi e residenti a Napoli che hanno partecipato ai corsi di lingua italiana nell'ambito di un progetto promosso dalla prefettura e dall'amministrazione provinciale per migliorare l'integrazione e l'e-governance locale in tema di inclusione sociale. La realizzazione di questa iniziativa dimostra l'impegno delle istituzioni per l'integrazione delle popolazioni che risiedono nel territorio della provincia di Napoli, così l'assessore alla cooperazione internazionale Giovanna Del Giudice. Ritengo che l'integrazione sia una sfida importante da raggiungere, l'integrazione tra i popoli. Noi ci siamo battuti come amministrazione, in particolar modo come assessore alla cooperazione internazionale, per far sì che ci sia questa integrazione attraverso diversi progetti. Questo progetto è importante ed è fondamentale perché spesso la scarsa integrazione dipende da una mancanza di comunicazione, quindi dalla poca conoscenza della lingua italiana, ed è questo, per questo è nato questo progetto di alfabetizzazione per i residenti stranieri, e su questa linea proseguiremo in sinergia con l'assessorato all'immigrazione e con ovviamente la prefettura di Napoli. Ieri mattina in prefettura erano presenti tra gli altri il vice prefetto vicario di Napoli Vincenzo De Vivo, il vice prefetto Carolina Iovino, il vice segretario generale della provincia di Napoli Renata Monda. L'iniziativa, promossa nell'ambito del programma annuale del Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, è riservata esclusivamente a cittadini stranieri, si è conclusa il 30 giugno. Ai nostri microfoni il consuntivo del viceprefetto vicario di Napoli, Vincenzo De Vivo. Questo progetto, che è stato attivato dalla prefettura ma con una forte intesa con l'amministrazione provinciale, a mio avviso, con la finalità di integrazione di questi nostri, diciamo, concittadini extracomunitari, dimostra, a mio avviso, che laddove c'è una sinergia istituzionale funziona, con un'intesa perfetta non solo a livello di vertice, prefetto, viceprefetto, io, ma soprattutto i colleghi a loro livello e con i funzionari della provincia, hanno dato luogo ad una performance, a mio avviso, efficace e molto efficiente.